Io ho avuto tante storie, ho avuto un cantante molto famoso e molto amato, bellissimo uomo, no? Lo vuoi dire? Ma tu sei normale, ma questa dove l'avete presa? No. Ma secondo te ti venga a raccontare le cose che devo scrivere in un libro fra 30 anni quando avrò 60 anni? No, vabbè, allora passiamo a un'altra carta. Oh, un, dos, tres, passiamo a un'altra carta. Cristiano, dai. Ma c'è la cosa nera? Sì, no, alza questa qua. Come alzo questa qua? Che comandi tu? Alza questa qua perché ho voglia di sapere questa carta qua, mi piacerebbe. Ma questo è fatto, non è mica normale, mi fa alzare le mie carte. Non è in realtà, è una domanda molto semplice. Che cosa vorresti ci fosse scritto sulla tua lapide? La qui, foto brillantissima. Brillantissima, qui giace una fanciulla molto tenera che è stata amata, adorata, amata, apprezzata e un'altra cosa che finisce con ata. Ma per caso ha un suono? Per favore, andiamo avanti. Allora, attraverso il nostro sito, che è pausati.it, sì, anche la gente da casa può commentare e può chiederti delle cose molto particolari attraverso un videomessaggio mandato sul cellulare. Ma che bello, metto e guarda il videomessaggio per te. Aspetta, ma guarda. Ma che è questo mostro? No, ma amore, non dire queste cose, per cortesia. Ma Giovanni, volevo chiederti, la canzone Gelato al cioccolato, a chi l'hai dedicata? A chi l'hai dedicata? Giovanni ti chiede, a chi l'hai dedicata Gelato al cioccolato, dolce o un po' salato? Che contraddizione, no? Ma senti, era arrivato da me un ragazzo alto 1,10 m che si chiamava Pupo. Mi aveva fatto sentire. Lo conosciamo tutti, Pupo. Beh, amore, 1,10 m. Quello è 1,20 m, non lo so io. Ma insomma, l'altezza non conta. Tanto anche è vero, le noci. Io sono fatto la spesa al mercato. Ma quando roba ci sta qua dentro? Amore, hai paura. Questo è un oggetto del desiderio. Hai paura. Allora, ascoltami. Arriva Pupo. Arriva Pupo e aveva bisogno di un brano così molto allegro. Io lo vedo e stavo mangiando un gelato. Veramente stavo mangiando un gelato. E mi fa ascoltare il pezzo al cioccolato. Al cioccolato, siccome mi piace fare il gelato, io mi ricordo che intorno in cambio dello zucchero avevo messo il sale, però Pupo dice al contrario, che io sono andato in un paese dove ho conosciuto una donna. Una donna, brava, finalmente. Un donno. Basta con questa storia. Vabbè, dai. E così è nata Gelato al cioccolato. Allora, queste sono tre noci con tre domande molto particolari. Una t'avviso è veramente... Amore, non ti spezzare le unghie, tremendo, per favore. Allora, non ti spezzo niente. Se mai, no, se tu vuoi, non stai attento alle tue di noci. Le apro io? Stai attento alle tue di noci, no, che se continui così... io sono così... bravo ad aprire le noci, vuoi vedere? No, senti, devi sceglierne una, prima mischio. Ne scegli una, la apri e me la dai poi a me. Ma questo è il programma più pazzo al quale ho partecipato. Sì, dai, schiaccia noci. Attenta a non schiacciarti. Ai. ce l'ha fatta. Per carità, guarda, era meglio che lo facessi io. Allora, la domanda è... dopo quanti appuntamenti ti concedi? Questa la so già la sera stessa. Dopo quanti appuntamenti? Ma non chiedo neanche l'appuntamento, amore. È già nella mia camera che mi aspetta. No, io vorrei aprirne anche un'altra di noci. Vedi, noce col cartone. Sei contento. Allora. Che c'è scritto qua? Allora, c'è una domanda proprio sull'ultimo festival di Sanremo, no? Ah, una meraviglia. Domanda molto particolare. Nella canzone di Povia, sì, si dà alla madre la colpa dell'omosessualità del figlio. Sì. Hai mai pensato al motivo scatenante, se ritieni che ce ne sia uno, della tua? Guarda, io ho avuto dei genitori meravigliosi. Non abbiamo mai parlato di questo argomento. Se ne è fatto un gran parlare con la canzone di Povia. Se una persona nasce gay,
rimarranno gay per tutta la vita. Nasce gay, muore gay. Non ce ne sono gay che diventano etero. Senti, ultima domanda, bruciapelo. Così. Ma quella non si apre? No, quella non l'apriamo. Ah, perché non c'è niente là dentro. Tre noci, ma no, ma poi era sempre la domanda su queste, poi la apriamo e faccio la domanda no, più importante. No, io la voglio aprire, ti prego. Attenzione. Io voglio aprirla, dai. La tensione. A me mi piace aprire le noci per i miei amici. Ma sai quanti ne apri, ne rompi di noci anche alla gente a casa ogni ma tanto? Ma come ti permetti? Ecco, vedi? Come mi apri, apri... Non ce n'hai ancora, che li apriamo? No, non ce l'abbiamo. Ma che meraviglia. Allora, la domanda della terza noce che ha aperto il qui presente Cristiano Malgioglio è: per te le misure sono importanti? Le misure? Non fare la falsa Santarella, misure. Ma scusa, le cose larghe mi stanno molto meglio. Quindi ti piacciono, sì, insomma, tutto extra large, amore. Extra XL. Se XXL è meglio. Questo è ovviamente un ricordino che ti lasciamo noi per ricordarti che ogni tanto bisogna anche prendere una pausa per se stessi, rilassarsi, divertirsi. E che cos'è e questa? Magari raccontare un po' di se stessi. È il nostro premio, come ti permetti? È orrendo, amore. È il bottone della pausa. Ma come? Ma cos'è? Che roba, ma sei piccolo, sei ma amore, piccolo con questa. Dammi qualcosa d'oro, un gioiello. Non mi dai ma una cosa, amore. Materiale, ma di che cosa fa? Pensate un questo cartone. Questo l'ho fatto io con le mie mani. E poi si vede, infatti. Si, e tra l'altro si è Simona ha detto che è il premio ma più senti, bello del mondo. Ma ascolta, ma no, che meraviglia. Ho messa sopra per ricordarti di noi di Pausati. Ah, stupendo. Ah, non Menopausa. No, tu è Menopausa. Ah, ma io credevo che stessi facendo un programma del titolo Menopausa. No, Menopausati, perché io sono ancora giovane e quindi ecco, io invece giovane, no. Amore, anch'io, cara. Ma dai, che tu c'hai già un piede ancora nella porta. E l'altro è su una saponetta, per cortesia, dai. Allora, cari amici di Pausati, spero che questa prima puntata vi sia piaciuta. Protagonista grazie. Cristiano Malgioglio, un pazzo totale. Noi ritorniamo settimana prossima. Se volete scriverci, il sito è uno, www.pausati.it. Le vostre domande aspettano solo voi. Arrivederci. Arrivederci, un bacio ciao. Da parte mia per la signora che è in menopausa. Pausati, pausati! Non ho...